Arrangiate. A questo punto diventiamo umani, che magari un aiutino lo troviamo lungo la strada. Adesso ho capito che cos'è quel rumore di battiti che si sente nel microfono ogni tanto. Sono io che mi muovo con la poltrona sopra l'asta del microfono, sperando sia quello, perché ormai ho finito le interpretazioni, non so che cosa possa essere. E prepariamoci di nuovo a rifare tutta la strada, visto che siamo dei cretini. Adesso c'è uno lì che prima non c'era, che adesso mi romperà di nuovo i coglioni. E invece no, perché lo ammazzo prima io. Poco ma sicuro. Dove cazzo sta andando? Tanto mi hanno pure invaso, giusto per non complicarci la vita, direi, no? Vediamo dov'è il nostro amico invasore. Nel frattempo preoccupiamoci di tutte le altre cose. Poi se arriverà qualcuno a invaderci, o meglio, se troveremo il nostro invasore, lo aspetteremo con ansia. Ok, il nostro invasore è vicino. Ha fatto qualcosa alle pietre, secondo me. Io e la mia straordinaria intelligenza tattica, nel frattempo ci siamo regalati un momento di genialità. Che cazzo stai? La flash dance, che cazzo? Io mi devo andare a recuperare le anime. Porco Giuda, ci casco ogni volta, eh. Mi prende in pieno puntuale proprio. E torna, di nuovo. Andiamo un po' più indietro, va, che magari è il caso. No, ecco qua, lo sapevo. Mi ci giocavo le palle proprio. Inchinati a tua sorella. Eccolo il pietrone. Andiamo di grandissima velocità supersonica. Eccolo qua, schivato al millimetro. Vorrei poter dire lo stesso di questo, ma minchia, tre frecce tutte in bocca ti sei preso. E le nostre anime. Mi ero dimenticato. Rimediamo subito. E opla. Un salto della fede, si torna dove eravamo rimasti. Qui c'è il Mimic che è morto. A questo punto noi non dobbiamo andare fino a su. Dovevo intuirlo dal sangue che non era qui che dovevamo andare. Io minchione invece che mi ero convinto del contrario. Le palle arrivano in questa direzione. Adesso le ho girate da dove sono venuto. E adesso vanno da quella parte. Ok. Minchia cosa ho schivato. Non so neanche come ho fatto, soprattutto. Siamo tornati indietro. No, siamo più in alto. Bene. Rischio all'ennesima potenza proprio. Ecco qua. Che ovviamente non paga. Ovviamente non paga. Perché siamo stupidi. Ed eccoci già qua. Così abbiamo anche risparmiato un po' di strada. Una rotolata dovrebbe essere una cosa normale. Ok, anello di protezione dell'acciaio. Aspetta, ma qui non è. Ah, e vabbè, ci ho guadagnato lo stesso un anello. Non era qui che dovevo andare. Al contrario, mi conviene invece proseguire di qua. Nello dove del serpente. Mamma mia, ho visto la morte in faccia. Aia, adesso l'ho presa proprio in pieno la morte. Però ci abbiamo guadagnato qualcosa. Adesso invece devo capire se era quella la strada che devo seguire o un'altra. Perché non ci credo che quello è un passaggio obbligato e devo andare lì per forza. Ok, a questo punto. No, bravissimo Cucureddu!
Ma sei un cazzo di fenomeno quando vuoi. Vedi che mi... vabbè. Vedi che quando vuoi mi fai contento, Cucure. Grandissimo Cucureddu. E non vedo Baula avanti, vedo un buco, quindi se non ti dispiace io non scendo. Abbiamo già uno che vuole ammazzarci là sopra. Prima guardiamo di qua. Ho sempre trovato cose interessanti fottendomene delle persone, quindi... E infatti anche stavolta. Troviamo morte certa, ma no. E invece no, muoiono loro. E altre due titanite grandi, ringrazio. Mi porto dietro una sfilza di cadaveri. Il problema è che ho quattro fischiette e ho un necessario, disperato bisogno di un falò. Perché qua... Se vabbè, poi... Non lo so, un cerchio di fuoco o qualcosa, no? Siete davvero così stronzi? Non so che cazzo sta sparando. Non lo so, ma è volato giù ed è morto. Male, ovviamente. Quindi ringrazio. C'è sempre un buco che non capisco come cos'è. Oh, la nebbia! Tutto perfetto. Dove siamo? Oh, siamo fuori! Oh, salve! Era da poco che non vi vedo. Non vi vedevo, ma... La sostanza è... non è cambiata di tanto, eh. Sembra abbastanza inutili siete, eh. Ma perché? Chi ti ha detto di fare l'altro attacco? Credo, perché sei così stupido? Perché? Per quale ragione? Però ti rifai proprio in grande stile. Altra titanite? Ok. La catena è arrotolata, in dubbio. Ok, niente di pericoloso. Anello pietra della fiamma, cioè? Ci facci vedere. Difesa contro il fuoco. Ok, me ne ricorderò. No, non c'era nient'altro. Vabbè. Proseguiamo su allora. Qua sopra che c'è? Tante macchie di sangue. Immagini... Oh, cazzo. E quello? Ecco, appunto, stavo per dirlo. Immagini rassicuranti. La mia anima di guerriero coraggioso e... Porca puttana. Oh! Ma guarda cosa c'è! Questo purtroppo lo sapevo già. Un falò. E mi fa estremamente comodo, non ne avete idea. Ok, abbiamo dato un altro livello a forza. Perché siamo avidi. E qui torniamo esattamente dove eravamo prima. Senza magari... evitare di cadere nel vuoto, sono un deficiente, adesso devo rifare il gioco perché mi sono dimenticato di ravvivare la fiamma. Che vista la situazione qualcosa mi dice che ci conviene. E torniamo dove eravamo rimasti. Pregando di non morire di una morte atroce per mano di... per mano del signorino lì che si diverte a giocare a bowling con degli ammassi montuosi. Drop, titanite grande, grazie, ringraziamo sempre. Saltino a vuoto. Madonna, io devo correre alla velocità della luce per evitare la morte qua, che secondo me due manate ce le prendiamo. Mi sa che te le prendi anche tu, due manate, già che ci sei. Altra titanite, mamma mia. Un ponte assolutamente che porta nel nulla. Bene. Mi sorprendete ogni giorno di più. Non c'è che dire. Vorrà dire che andiamo da questa parte. Vedo segni di evocazione come se non ci fosse un domani. Acciaio, giustamente. Cercato queste due palle, queste due gabbie mi... Via di fuga avanti, cioè... Vabbè. Noi evochiamo, vediamo se ci cagano. Mamma mia, sempre peggio, Proprio... Il acciaio l'abbiamo evocato. Mamma mia, sì, guarda. Ci mancavi solo tu, balestriere maledetto. E muori malissimo. Acciaio, mi sa che non sei proprio avvezzo a questa zona, eh. Ci sono diversi segni di evocazione.
ma c'è anche un'altra stanza di qua, perciò... Oh, ce n'è un'altra anche qua. Targa solo nuova. Cosa mi sa che è un bot? Però lo vedo bello piazzato, quindi perché non negarcelo? Anche perché se il boss è quello, insomma, avrei bisogno di un aiutino. E anche in fretta. Signor Acciaio? È ancora vivo? Secondo me no. Decisamente no. Qua sopra? Oh, ecco. Ecco dove era Acciaio. Un po' di jolly cooperation per toglierci dalle palle sto problema. Non droppa? Certo che droppa. Pezzo di titanite, perfetto. Salve Tarkas. Ok, immagino che quello in qualche modo venisse anche a rompere i coglioni per il boss. Sì, sto arrivando, stai calmo. Signor Tarkas? Pure tu hai una faccia estremamente creepy. Nel dubbio, andiamo. Golem di ferro. Bene. Cosa potevo volere di più dalla vita? Non lo sto manco colpendo. Com'è possibile? Anzitutto bevo. O ciò che cade. O ciò che cade. E dai, vai giù per cortesia. Oh, mi sa che è andato giù. Chiudiamo il discorso. Più facile di quello che sembrava. Decisamente di sì. Nucleo di un golem di ferro. Molto interessante. Quella porta non si aprirà mai. Ci hanno dato un'umanità. E questo cosa dovrebbe essere? L'anello della luce. Ah, bene ragazzi. Sta per succedere qualcosa. Bene. Ah, il servizio radio taxi come dal rifugio. Quindi esattamente dove ci stanno portando? Oh! Non pensavo di esserci già arrivato. Decisamente. Diciamolo tutti insieme. No, dai, non lo diciamo. Lo diciamo quando ci arriviamo davanti. Comunque, per chi non l'avesse ancora capito, benvenuti alla Nord Londo. Io sono... mi sto già cagando in mano. Ma proprio di brutto. Perché un conto era la mini a Nord Londo in Dark Souls 3. Un conto è l'originale. L'originale sa essere bello stronzo. Ma tanto. Tipo così. Sotto le gambe, aia. Ah, me la cavo ancora abbastanza. Vabbè, basta però, Dicevo, me la cavo ancora abbastanza bene a livello di danni. Non sembro così debole in confronto al... uno degli altri. L'unico problema... Oh, cazzo. Vabbè, ormai. Tanto vale. Dice quello, siamo in ballo, balliamo. Via. Non gli fanno male. Cucuredu, come sempre, complimenti per la... per la precisione. Di nuovo, rinnovo i complimenti, Cucuredu. Non si riesco ad aggrarne uno a uno, ma... non sembra l'eventualità, ecco. Direi che il viaggio da Nord Londo è partito sotto i migliori auspici. Proprio una meraviglia.